La salute non è solamente le analisi del sangue, è anche l'analisi di quello che è in testa. E quindi un buon bicchiere di vino, un buon pezzo di formaggio non fanno male se ti permettono di stare bene fisicamente, io credo, ma non faccio lo scienziato, ma credo che sia oggettivo anche in termini di testa. E ci sono dei dati che nessun Nutri-Score potrà negare, perché il Nutri-Score dice che i nostri formaggi sono pericolosi, che il nostro vino è letale. Però gli italiani vivono più di altri, siamo la seconda nazione al mondo per longevità e noi mangiamo questo e beviamo questo da una vita, sempre con moderazione. È giusto ragionare sempre nel termine della moderazione, ma i dati sono oggettivi e nessuno ci può spiegare che rinunciare a questa qualità della vita sia una scelta corretta, ed è per questo che lavoriamo per anche sanare qualche piccola criticità che è venuta in essere. L'Italia mancava del riconoscimento come patrimonio dell'UNESCO della sua cucina, c'erano i nostri cugini francesi, la cucina messicana, bel popolo dalle tradizioni nobili, un po' moderne rispetto alla nostra cultura alimentare, ma insomma c'era la cucina coreana, c'era la cucina giapponese di antica tradizione anch'essa, mancava la cucina italiana e noi l'abbiamo candidata come primo atto del nostro governo, e ringrazio il collega San Giuliano, perché l'obiettivo di garantire questo risultato rimette a posto le cose, ma non è quello che ci siamo posti, è raccontarla, ci permette di raccontarla in tutto il mondo, non come prodotto, non come trasformazione primaria, secondaria, come distribuzione, come monumenti, come biodiversità, come ecosistema, come città.